Buongiorno bella gente, come state? Io devo dire che continuo a stare bene. Ho smesso completamente i panni antidolorifici, compreso il cerotto del Fentanyl che mettevo su. Ho ricominciato a dormire, grazie a delle pastiglie che contengono menatonina, sono quelle che praticamente fanno anche. non sono pastiglie, sono caramelle gommose, sapore tipo di mirtillo, che fanno pubblicità anche in televisione. Eh, sono molto buone, devo dire. Il primo giorno non ha fatto un grande effetto, secondo. Già ho sentito qualche differenza, e ieri, che era il terzo giorno che le prendevo, che ne prendo una a sola prima di andare a dormire, devo dire che sono andato proprio secco. Cioè, mi sono addormentato all'improvviso mentre guardavo un video con mio fratello su YouTube ieri sera, mi sono svegliato stamattina alle 8 e un quarto. Mi sono svegliato solo una volta, ma per pochi secondi poi mi sono riaddormentato, quindi è andata benissimo, devo dire. Ho recuperato parecchio, anche se non ancora da recuperare, ma va già benissimo così, un passo alla volta. Devo dire che. Purtroppo con il drenaggio non va benissimo, nel senso che il buco che mi avevano fatto nel, nell'addome continua purtroppo a buttare fuori liquidi, che è una cosa normale perché quando ne hai tanti, anche se mh, li butti fuori con il drenaggio, qualcosa rimane o magari si riforma velocemente, roba del genere, quindi escono dal buco che si è formato perché non è tappato. È normale che sia così, va bene, ci sta. Il problema qual è? Che ha fatto infezione. Poca roba per adesso, me ne sono accorto, grazie al cielo, subito, anche perché cambio la fasciatura ogni giorno. È raro che la tengo su due giorni proprio quando è pulita, quando vedo che non ci sono problemi, ma è raro. E, e quindi, niente, mi sono accorto che era rossa con del bianco intorno. Allora, sono andato su in ospedale che oltretutto mi ha detto che non dovevo neanche andare lì da loro il reparto ma dovevo chiamare un altro reparto quello lì del che vi dicevo l'altra volta dei eh, terapia del dolore io pensavo fossi, si occupassero solo della, del dolore per l'appunto invece no mi ha detto che si occupano anche di questo genere di cose boh buono, buono sapere se la prossima volta contatto loro non c'è problema comunque Sto di fatto che mi hanno rifatto la fasciatura, mi hanno cambiato il tutto, mi hanno prescritto gli antibiotici da prendere, mi hanno detto di mettere su una crema, una pomata tipo eh, antibatterica, sempre sul punto specifico ed è quello che sto facendo ogni volta che il cambio, tac fatto, da ieri sera poi ho fatto ancora stamattina, prendo appunto gli antibiotici due al giorno, uno alle nove di mattina, uno alle nove di sera perché bisogna aspettare 12 ore. E no, per il resto devo dire che comunque sto benissimo, te ve l'ho detto, non prendo più antidolorifici, ho ricominciato a mangiare sempre di più, sto riabituando il mio stomaco a mangiare il più possibile, anche lì un passo alla volta, ma comunque ce la stiamo facendo, bevo senza problemi, magari ancora non quanto dovrei effettivamente, ma comunque sono migliorato sicuramente anche sotto quell'aspetto, e spero poi correggetemi se sbaglio perché magari potrei sbagliare tranquillamente. Spero che questo vuol dire il fatto che poi ho ricominciato a mangiare, che magari per ipotesi le masse nel fegato siano diminuite perché se non sbaglio, e qui che, casomai correggetemi, mi pare che i tumori nel fegato ehm, causano una mancanza di fame, cioè ti fanno sentire sazio subito oppure proprio non ti arriva l'appetito o cose del genere. Sì, è vero, faccio un po' fatica, Cioè a volte mi devo sforzare, però comunque mangio molto più di prima. Più di prima, a volte spizzico anche qualcosa durante la giornata, quindi bene così, bene così, cavolo. Continuo a prendere le mie pastiglie chemioterapeutiche, infatti si vede anche dalla barba che continua a rimanere, sì, è diventata più bionda magari adesso che è bianca, ma magari nel video si vede poco. I capelli non sono cambiati di colore, ma continuo a sperarci. E No, per il resto comunque devo dire ragazzi che... Sto veramente molto 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 bene, sono veramente contento di questa cosa, grazie a tutti voi che vi preoccupate per me, davvero, mi fa stra piacere, scusate che ho il sacchettino di drenaggio che mi sta st fracassando. <ride> Comunque sono molto più riposato e rilassato, molto. adesso questa notte che ho dormito mi sento veramente top, <ride> e da un po' che non mi sentivo così rilassato. Ragazzi spero veramente vivamente che voi stiate bene. Davvero, lo auguro con tutto il cuore, ragazzi. Grazie, grazie di tutto come sempre. Buona giornata e buona continuazione a tutti. Statemi bene. Ciao!